Alessandro Gorbani. Non farla più. Nel 2005 mio padre ha convertito quello che era l'azienda agricola di famiglia, un allevamento di mucche, come tante ce ne sono nella pianura padana, e l'ha trasformato in un allevamento di bufale. Nel corso degli anni, dal 2007 c'è il caseificio, e nel corso degli anni abbiamo fatto varie modifiche, primi negozi, e dal 2015 siamo anche online, cosa che poi è evoluta. Ci ha sorpreso la circostanza, che era atipica e imprevista e anche imprevedibile. Però, per fortuna, diciamo i 5 anni di esperienza che avevamo con i nostri e-commerce e le varie modifiche che abbiamo fatto, che ci permettevano di consegnare il prodotto fresco direttamente a casa senza passare per intermediari, ci ha permesso di continuare a lavorare in maniera produttiva e sicura. Ogni periodo ha il suo cambiamento e ogni cambiamento può portare sia cose belle che cose brutte. Quindi, focalizzandoci su quello che sono le cose belle, abbiamo cercato di migliorare, adeguare sempre di più alle necessità e alle richieste dei clienti il nostro sito e-commerce, che non è solamente il sito in sé, ma anche tutto quel servizio che ne consegue con la consegna a casa e tra tracking degli ordini e quant'altro. Abbiamo implementato dei sistemi di gestione delle consegne, del tracciamento in tempo reale del furgone, tutte cose che sono utili per il cliente a perdere quello che è lo scetticismo verso gli acquisti online e spingersi a provare e dare più fiducia verso questo canale che penso sia il futuro, se non il presente. Cambiare, saper cambiare. Non è detto che tutte le cose rimangano uguali nel corso degli anni. Certe lo fanno, però il mondo cambia. Quindi io quantomeno pensavo già nel 2015 all'e-commerce, che non ha funzionato, concepito nella maniera più canonica, quindi con un sito che spediva i prodotti, ma anche magari in tutta Europa. L'abbiamo rimodulato e modificato sulla base di quella che è un'esigenza più locale, e ha funzionato nel periodo del lockdown e abbiamo continuato a investire in quella direzione, in continuare sempre a seguire il cambiamento, gestire il cambiamento per poterne trarre un beneficio. Il consiglio che vorrei dare a chi sta per intraprendere un percorso imprenditoriale è quello di non demordere, ma credere sempre nelle proprie idee, di provare tante strade prima di trovare quella giusta, non demoralizzarsi di fronte a un primo fallimento, perché se avessimo dovuto cedere di fronte a un e-commerce che non funzionava nel 2015 non saremmo qui adesso. Non sempre la prima strada è quella giusta, di provarne altre e di insistere. I social è una cosa fondamentale nel 2020-2021 perché permette di raggiungere in maniera capillare i clienti e i potenziali clienti. Non è semplice capire il suo funzionamento a livello di marketing, però è fondamentale perché è come avere tante piccole vetrine che si affacciano direttamente sul cliente potenziale. Una volta capito come funziona, è uno strumento potentissimo. Per vie traverse, un po' tutti quelli che lavorano nella nostra famiglia hanno avuto un rapporto con l'arte. Se consideriamo l'etimologia di arte, quindi la radice della parola arte, con artigianalità, è fondamentale per capire la qualità del prodotto finale. Quindi se si dà lo stesso valore artigianale, quindi di produzione manuale, e anche di creatività, e si riesce a farlo trasparire fino al prodotto finale, al cliente, è una cosa molto importante. Non voglio paragonare quadri o opere d'arte con una mozzarella, però l'importante secondo me è riuscire a convogliare la creatività e l'espressività delle singole persone che lavorano per portarle fino al cliente finale, al prodotto finale.